Oggi vedremo come andare a realizzare una relazione passaggistica utilizzando il software REPA. REPA dà la possibilità, quindi, tramite l'inserimento di determinati dati principali, di elaborarli automaticamente e di realizzare la stampa della relazione passaggistica, sia semplificata che completa. Come vediamo, è una struttura abbastanza semplice, lineare, caratterizzata semplicemente dal lato sinistro di una struttura d'albero dove vengono riportate le varie sezioni di inserimento dati. Sono tre le principali sezioni: dati di relazione, dove vengono inseriti tutti i dati relativi necessari quindi alla compilazione della relazione, dai dati richiedenti, caratteristiche di intervento, contesto paesaggistico, vincoli, alterazioni e mitigazioni, e questa sezione ulteriori dati è prettamente legata alla relazione paesaggistica completa. Come possiamo vedere, ogni sezione è possibile quindi andare a selezionare le varie voci di riferimento con dei checkpoint o andare appunto ad aggiungere delle descrizioni. Un'ultima sezione, quella della documentazione allegata, dà la possibilità quindi di andare a generare degli allegati di default, quindi creare una tabella di un elenco di tutti gli allegati alla relazione e inoltre aggiungerne di nuovi. Nuovo allegato con delle note e allegare addirittura anche il file di riferimento. Poi abbiamo la sezione dedicata a dati progettista, dove vengono riportati tutti i dati del tecnico, del progettista. E infine c'è la sezione delle stampe. Nella sezione delle stampe dà la possibilità quindi di andare ad aprire l'editor interno della stampa vera e propria della relazione. Quindi domanda permette quindi di andare ad aprire l'editor interno in cui viene riportata e realizzata la domanda di autorizzazione paesaggistica, in cui inoltre è possibile ovviamente anche editare e modificare a piacimento. E infine salvarla in formato DOC o RTF o stampa a rete. E poi abbiamo inoltre la possibilità quindi di andare ad aprire la relazione semplificata e quella completa. Andiamo prima alla relazione semplificata, si apre sempre l'editor interno e quindi andare a visualizzare tutti i dati inseriti precedentemente all'interno della relazione. Vediamo anche per quanto riguarda la relazione completa, la possibilità quindi di modificare, aggiungere immagini, andare a fare ulteriori modifiche sul testo, quindi aggiungere eventuali altre descrizioni o altre voci necessarie appunto a completare correttamente la relazione. Infine, possiamo inoltre, se non vogliamo utilizzare l'editor interno, andare nella barra degli strumenti impostazioni generali e scegliere di utilizzare l'editor di sistema.